La luce è la speranza che può emergere da una esperienza tragica come lo può essere, per esempio, l'esperienza che tanti deportati dal nazismo, fratelli ebrei, oppositori politici, persone menomate nel fisico, nella mente, testimoni di Geova, Rom, queste persone tutte deportate nei campi di concentramento. Abbiamo già visto come sia possibile che dall'oscurità di un campo di concentramento possa emergere la luce. E noi, dopo la prima tappa di questa Quaresima, che, come sapete, soprattutto quelli, i nostri telespettatori che ci seguono ogni giorno, abbiamo voluto fare con un testimone come il cardinale George Pell, oggi passiamo ad un'altra testimone che di tanto in tanto anche in questo programma è stata citata. Etty Hillesum. Chi era Etty Hillesum? È una giovane ebrea olandese che, come tanti, è scomparsa nella notte della Shoah, nell'autunno del 1943, nel campo di concentramento, se non vado errato, di Auschwitz. Noi non ripercorreremo la vita di questa figura emblematica, importante, insieme ad altre figure, che io dico grazie a Dio, di cui ancora la storia ci fa ricordare. Ma noi vedremo appunto come nel cuore dell'orrore si può avere una gioia profonda. Una gioia profonda che ti porta anche a un certo punto ad apprezzare la vita. Ti porta a accogliere la bellezza della vita. Ti porta nel credere, a perseverare nel credere nell'uomo e scegliere di essere solidale con il proprio popolo fino a seguirlo nei campi di sterminio per apportarvi tutto il soccorso possibile. Così leggiamo nel retro di copertina di questo libro titolato Etty Hillesum, testimoni di Dio nell'abisso del male, scritto da Yves Berriol, delle edizioni Pauline, che credo in precedenza io ho già citato. E allora ci farà compagnia questa giovane ebrea olandese che a volte è attinto al giudaismo, altre volte è attinto al cristianesimo, ma mai senza praticare l'uno o l'altro, senza aderire all'uno o l'altro. Non ha mai aderito a una confessione religiosa, lei era di nascita ebrea ed è proprio in questo cammino di dolore che Etty scopre nel suo intimo la presenza di Dio. Come? In che maniera? Continuiamo a vederlo, diciamo, su cui ci soffermeremo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti!